Zaniolo avrebbe bestemmiato prima di rientrare nel campo per andare a sostenere, o meglio, per andare a giocare il secondo tempo della partita di ieri, 12 gennaio 2023, di Coppa Italia, Roma contro Genoa, che vi ricordo ha visto la vittoria della Roma proprio su Genoa. Partita di Coppa Italia, il giocatore quindi diciamo che avrebbe inveito nei confronti dell'arbitro per un episodio che sarebbe capitato nella prima metà del primo tempo. La Roma di Mourinho dunque va a vincere contro proprio il Genoa con un bellissimo gol del grande Paulo Dybala, ex della Juve se non vado errato. L'argentino è stato il protagonista non totale della serata, ma oltre a lui anche il buon Zaniolo, perché diciamo che avrebbe, ripeto, bestemmiato. In pratica sarebbe stato ripreso dalle telecamere mentre avrebbe discusso in maniera anche abbastanza animata con la terna dell'arbitrale, quindi con tutti e tre i personaggi arbitrali, prima di tornare in campo. Zaniolo quindi avrebbe discusso un episodio del primo tempo e avrebbe detto: quello era fallo, porca, o meglio, porco, puntini, puntini, insomma. La bestemmia si sarebbe sentita, ma si sarebbe percepita, questo avrebbe detto il buon Nicolò Zaniolo. I commentatori hanno quindi spostato l'attenzione su dell'altro, i tifosi però che erano presenti davanti al televisore si sarebbero accorti, forse non tutti o qualcuno comunque, che si sarebbe verificato il fatto in questione. Va bene? Ho utilizzato il modo condizionale, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità. Stima e rispetto per Nicolò Zaniolo, un ottimo giocatore di calcio, a mio avviso ha disputato un'ottima partita, un eccellente di partita, questa è la mia semplice opinione. Variando un narratore italiano in tutto, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.